Che broker mi consigli? Ma cosa mi consigli per comprare azioni? Pietro, ma tu che broker usi? Ah, eccoci qui. Dopo mesi che me lo state chiedendo, sono finalmente riuscito a portarvi un video sul mio broker, quello che uso appunto per comprare e vendere azioni, DeGiro. Video come questi sono veramente un casino da scrivere, perché appunto riuscire a condensare tutte le informazioni in un solo contenuto è veramente tosta e richiede una parte di scrittura notevole, quindi scusate se vi ho fatto aspettare. E proprio perché questi video sono difficili da creare, devo assolutamente ringraziare DeGiro stessa, che ha deciso appunto di aiutarmi sponsorizzando il video di oggi. Ma attenzione, sapete che per me trasparenza e completezza di informazione sono la base, quindi no, non sono assolutamente obbligato a dire o a non dire determinate cose, quindi il video sarà totalmente completo e imparziale. Quindi, introduzione fatta, noi proseguiamo con la recensione, ma dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Pietro e oggi finalmente vi parlo di DeGiro. Tra l'altro mi sono reso conto che cercando su YouTube c'è veramente poco o nessun materiale su questo broker e infatti in Italia non è molto noto. Ed è un peccato. Piccola nota, vi dirò le mie opinioni solo alla fine perché non voglio presentarvi le informazioni influenzandovi con i miei pareri. Anche se ovviamente è impossibile che io non sia di parte perché appunto usandolo e mi piace è molto difficile nasconderlo, però ci proverò. Comunque, partiamo dall'inizio. DeGiro è un broker olandese, nato nel 2013 e sbarcato in Italia nel 2015 e ad oggi opera in 18 paesi diversi europei. Nonostante DeGiro sia però da poco al mondo, ha già raccolto una schiera di investitori veramente notevole, infatti 400.000 investitori hanno scelto DeGiro. E non stupisce infatti perché nel mercato europeo, ancora governato dalle banche sotto l'aspetto del trading e degli investimenti, DeGiro offre un piano commissionale veramente ottimo e concorrenziale, ma alle commissioni ci arriviamo tra pochissimo. È olandese e quindi è regolato dall'autorità olandese per i mercati, ovvero la AFM, e anche dalla Banca Centrale Olandese. Inoltre DeGiro è regolarmente iscritto alla Consob. Altre due cose relative alla questione sicurezza. Per prima cosa, DeGiro non detiene fisicamente i vostri investimenti. Questo processo si chiama segregazione degli asset ed è una cosa utilizzata da tantissimi broker per appunto garantire all'investitore una protezione in più. Da cosa? Beh, nello sciagurato caso in cui DeGiro fallisca, i vostri investimenti saranno al sicuro perché appunto non si trovano nello stato patrimoniale di DeGiro, ma sono in quello di un'altra azienda. Inoltre DeGiro aderisce a uno schema di compensazione olandese che protegge il vostro capitale fino a 20.000 euro. Comunque, entriamo nel vivo. Se andiamo qui in alto, sotto la sezione mercati e borse, possiamo vedere a cosa ci dà accesso DeGiro. Come azionario abbiamo numerosi mercati come Francia, Germania, Olanda e ovviamente Italia. Troviamo poi anche le principali borse statunitensi e quelle canadesi. Inoltre c'è la possibilità di negoziare anche titoli asiatici, come sulla borsa di Hong Kong. Anche l'offerta in termini di ETF è ottima e abbiamo i principali mercati europei. Sul resto vado un po' in fretta perché al momento non negozio derivati o obbligazioni. Comunque DeGiro ci consente di comprare obbligazioni, opzioni, futures, CFD, fondi, warrants e prodotti a leva generici. Arriviamo alle commissioni, uno dei punti più importanti, e partiamo proprio dall'azionario. Le azioni italiane costano 50 centesimi per ordine più lo 0,06% del capitale che avete investito. E ad oggi sull'azionario italiano, da quello che ho visto, credo sia il broker più conveniente in assoluto in Italia. Azionario americano, che uso tanto, costa 50 centesimi a ordine più 4 millesimi di dollaro ad azione. Quindi in questo caso pagate per azione e non più in percentuale. Poi andando avanti, lo Xetra tedesco costa 4 euro, così come altri paesi dell'Unione Europea. Un po' cari invece Francoforte e Asia, che costano rispettivamente 7,5 e 10 euro. Gli ETF costano 2 euro più lo 0,04%, indipendentemente da che ETF comprate. Inoltre DeGiro ha più o meno un elenco di 150-200 ETF che potete negoziare senza commissioni. E posso confermarlo perché ne ho comprato uno solo per provare e verificare che fosse tutto ok, ma effettivamente non mi è stata addebitata nessuna commissione. Attenzione però, potete fare solo un'operazione al mese su questi ETF, nel senso
Potete farne quante volete, ma solo la prima sarà gratuita. Oppure ci possono essere delle altre condizioni per cui potete farne più di una gratuite, ma lo vedremo in un altro video, magari approfondendo la questione. Le opzioni italiane costano 1,15 euro a contratto, ma ancora meglio sono le opzioni tedesche a 90 centesimi. Non posso stare qui a leggervi tutte le commissioni, vi ho letto secondo me quelle più importanti. Comunque, se volete, vi lascio qui sotto il link con appunto tutti i costi, potete leggere il tariffario. Solo altre due cose riguardo alle commissioni. DeGiro applica un costo di connessione dello 0,25% annuo per ogni borsa sulla quale state negoziando. Ok, facciamo un esempio perché è più facile a farvelo vedere che non a spiegarvelo. Immaginiamo che abbiate comprato 500 euro di azioni quotate al Nasdaq, 10.000 euro di azioni quotate sul New York Stock Exchange e 10.000 euro di azioni quotate sul mercato italiano. Quindi avete 500 euro al Nasdaq e andrete a pagare ogni anno lo 0,25% di questi 500 euro, ovvero 1,25 euro. Avete poi 10.000 euro sul New York Stock Exchange, quindi il 0,25% di 10.000 euro sono 25 euro, ma no, c'è un limite massimo a 2,5 euro, quindi non pagherete mai più di 2,5 euro come costo di connessione. Per invece il mercato italiano non bisogna pagare nulla perché in quanto italiani avete diritto a non pagare il costo di connessione sulla borsa italiana. Ultima cosa per quanto riguarda le commissioni, non ci sono costi fissi, canoni, costi di inattività, nulla, non c'è nulla. Quindi potete anche fare un'operazione, non fare nulla per 6 mesi e non vi verrà addebitato nulla. Aprire il conto è totalmente gratis, come chiuderlo nel caso lo vogliate. È ovviamente apribile solo da maggiorenni, quindi se siete minorenni non fate la cavolata di far iscrivere i vostri genitori a loro insaputa. Piuttosto chiedeteglielo e fatelo fare a loro. Il deposito minimo è di solo 1 centesimo, che serve alla verifica della vostra identità. Infatti vi racconto questa cosa, io mi ricordo che all'inizio avevo depositato appunto 1 centesimo e quindi è rimasto sul mio conto 1 centesimo per una cosa come 3-4 mesi. Io ogni volta che entravo vedevo appunto questo centesimo che mi fissava e mi diceva: ehi, ma quando iniziamo? Poi, quando mi sono sentito pronto, ho iniziato, però mi è rimasta questa cosa del centesimo. Per iscrivervi a DeGiro potete andare a schiacciare il link qui sotto in descrizione, che è appunto un link affiliato, quindi se volete supportare il canale potete iscrivervi da questo link. Altrimenti potete tranquillamente andare regolarmente sul sito, non cambia assolutamente nulla. Una volta schiacciato il link finirete su questa pagina, dove appunto ci sono tutte le informazioni che vi ho in parte spiegato prima. Schiacciando qui in alto su Apri un conto arriveremo a questa pagina. Qui non dovremo fare altro che inserire la nostra mail, il nostro username e una password. A questo punto dobbiamo andare a schiacciare sul link che abbiamo ricevuto via mail. Mail che sarà fatta così. Ora possiamo fare il login con i nostri dati e a questo punto possiamo proseguire con la registrazione. Qui dovremo andare ad inserire i soliti dati personali che vengono richiesti ogni volta. Quindi nome, cognome, numero di telefono giusto per la verifica, un documento di identità anche in questo caso per la verifica. Quindi armatevi di documento che può essere una carta d'identità o un passaporto e completate la registrazione. Alla fine del processo di registrazione vi verrà chiesta una cosa molto importante, ovvero se intendete aprire il conto Basic oppure Custody. Le differenze sono principalmente tre. Il profilo Basic vi può dare l'accesso ai profili Active e Trader, che sono gratuiti e vi consentono di negoziare derivati, fare operazioni short e comprare azioni a margine. Con il conto Custody invece non è possibile fare tutte queste cose. Numero 2. Il conto Custody ha una commissione sui dividendi ricevuti di 1 euro più il 3% del dividendo. Questa commissione invece sul profilo Basic non c'è. Tutto il resto per quanto riguarda le commissioni ho controllato e dovrebbe essere uguale. Terzo punto, quello più discusso, il prestito titoli. Sarò abbastanza sintetico su questo punto, altrimenti veramente ci dobbiamo fare un video intero. In parole povere, con il profilo Basic stiamo acconsentendo che una parte dei nostri titoli venga prestata ad altri utenti, quindi ad altri investitori, per le operazioni short, quindi per le vendite allo scoperto. Infatti, quando voi vendete qualcosa allo scoperto non ce l'avete e la state chiedendo temporaneamente in prestito a qualcun altro, che
sia un altro investitore o un broker. Questo nel profilo custody invece non accade, quindi nel profilo custody i vostri titoli non verranno mai prestati. Ora, qual è il rischio di questa cosa? Il vostro titolo è in prestito presso un altro investitore e voi volete venderlo, ma in quel momento non ce l'avete, quindi il sistema vi darà errore. Ora, ho scritto a DeGiro via mail e mi ha spiegato che loro usano tutta una serie di misure per prevenire questa situazione, quindi non consentono per esempio di shortare se un titolo è molto poco scambiato. Personalmente infatti non mi è mai successo di non poter vendere un titolo, ma nel caso mi dovesse succedere un giorno, anche se è molto improbabile, ve lo dirò. Ora una domanda che sono sicuro mi farete: ma le tasse? Beh, DeGiro è un broker estero, quindi non ha sede in Italia e quindi, attenzione, ascoltatemi bene, non paga le tasse al posto vostro. I profitti che eventualmente ricevete sono da dichiarare. Tantissimi investitori si spaventano quando sentono dichiarare perché hanno paura o di fare errori e quindi temono che il fisco poi le vada a punire, oppure non hanno voglia di pagare un commercialista. E è comprensibile. Farsi la dichiarazione da soli è un casino e pagare il commercialista effettivamente può scocciare. Per ovviare a questo problema, DeGiro ha assoldato un team di commercialisti che ogni anno creerà un report che è una sorta di facsimile della vostra dichiarazione dei redditi, quindi sarà semplicissimo, dovrete semplicemente copiare quello che vi danno e inserirlo all'interno della vostra dichiarazione. Oppure lo date al CAF o al vostro commercialista, insomma nulla di così particolare. Quando poi sarà periodo di dichiarazioni vi farò vedere la procedura all'atto pratico. Ah, ovviamente questo servizio è gratis. Ora vi faccio un attimo vedere la piattaforma e anche come utilizzarla. Una volta fatto il login all'interno del sito, questa sarà la prima pagina che vedrete, quindi una sezione dove qui abbiamo i principali indici, i migliori e i peggiori titoli di oggi, qui abbiamo il nostro portafoglio che in questo momento non vi voglio ancora far vedere perché sarà oggetto di un prossimo video, quindi niente spoiler. Qui inoltre avete anche una panoramica del vostro portafoglio, della vostra liquidità e delle performance del vostro portafoglio di oggi. Qui in alto poi nei menu a tendina abbiamo un po' le solite cose, quindi qui possiamo andare a vedere il nostro portafoglio, il conto, gli ordini nel caso avessimo degli ordini in sospeso, le varie operazioni e i rapporti e i preferiti, che fondamentalmente è una lista preferiti dei vari titoli che ci interessano di più. Vi voglio però adesso far vedere in diretta come si piazza un ordine. Qui in alto andiamo a digitare il ticker oppure il nome dell'azienda di cui vogliamo comprare delle azioni. In questo caso, giusto a titolo di esempio, prendiamo Apple. In questo momento i mercati sono aperti, quindi il prezzo si sta muovendo. Per acquistare un titolo possiamo andare su acquisto e qui abbiamo diversi tipi di ordine. L'ordine a mercato è il più semplice. Se noi infatti inseriamo un ordine a mercato con quantità 1, DeGiro cercherà di farci avere il prezzo migliore, che in questo caso è 239,10 circa. Se però volete essere sicuri di pagare il prezzo che appunto avete in mente voi, potete scegliere l'ordine limite. Con l'ordine limite potete infatti impostare un ordine al di sotto del prezzo che in questo momento sta quotando un titolo. In questo caso io sto provando ad inserire un ordine limite a $230, quindi in questo momento il titolo sta a 239 e infatti se lo vado ad inserire qui mi mostrerà innanzitutto la commissione, che sono 50 centesimi, ma soprattutto sarà un ordine che non entrerà subito. Infatti andando sotto la sezione ordini qui possiamo vedere che il nostro ordine è ancora in sospeso, non è ancora stato eseguito. Andiamo quindi a cambiare il nostro ordine in modo tale che venga eseguito subito. Sto mettendo quindi un ordine limite di un titolo a $239,15. Ecco, come vedete l'ordine è entrato subito. In questo momento infatti se andiamo all'interno del nostro portafoglio vediamo che qui compare la posizione in Apple. Quindi qui abbiamo il prezzo medio di costo, che è il prezzo a cui abbiamo pagato il nostro titolo Apple, e il prezzo a cui sta quotando in questo momento, quindi in questo momento siamo, diciamo, appena in perdita. Per chiudere la posizione dovremmo fare esattamente il contrario, quindi andare nel nostro portafoglio, selezionare il titolo che dobbiamo vendere e piazzare un ordine di vendita. Questa volta proviamo invece a mettere un ordine a mercato per vedere cosa succede. Anche in questo caso andiamo a pagare i soliti 50 centesimi di commissione. Ecco che l'ordine è entrato. Se andiamo qui nel registro delle nostre operazioni possiamo vedere infatti l'ordine di acquisto e l'ordine di vendita. Altra cosa molto importante, l'applicazione. L'applicazione è molto minimal, quindi non vi aspettate tantissime funzioni, fa quello che deve fare. Anche l'interfaccia è estremamente semplice, avete una sezione dashboard dove potete vedere un po' i principali indici, i principali mercati, una sezione portafoglio dove appunto vedete il vostro portafoglio, gli ordini che avete effettuato e così via, i preferiti,
nel caso ne abbiate aggiunti alcuni, quindi una sorta di lista di titoli da monitorare, e qui potete andare a depositare o a prelevare i vostri fondi. Da cellulare le operazioni si effettuano esattamente allo stesso modo, quindi andate a cercare il nome del titolo, andate su acquisto o su vendita e fate la stessa cosa che vi ho fatto vedere prima. Ora, per concludere, come la penso su DeGiro? Come ho detto all'inizio del video, è ovvio che a me DeGiro piaccia, altrimenti non lo utilizzerei, però vi voglio spiegare cosa mi piace e cosa non mi piace. Partiamo dai difetti. DeGiro ha un'interfaccia, una piattaforma estremamente base, estremamente semplice. Personalmente non farei analisi tecnica con DeGiro perché ci sono siti e strumenti migliori, quindi sotto l'aspetto della piattaforma secondo me va migliorato. Questo e anche secondo me come si possono piazzare gli ordini, che è anche lì un sistema molto basilare, lo rendono inadatto a chi fa un trading di brevissimo periodo, quindi chi fa scalping o comunque un intraday molto veloce. Altro piccolo difetto in questo caso è la scelta. Sotto l'aspetto delle azioni e degli ETF nulla da dire, raramente mi è capitato di cercare un titolo che non ci fosse ed era probabilmente un titolo italiano con 20 milioni di capitalizzazione. Se andiamo però sul lato opzioni, ecco che DeGiro non è molto fornito, quindi per chi fa trading di opzioni consiglio prima di tutto di registrarsi e vedere qual è l'offerta prima di dire ok, questo è il mio broker che userò per sempre. Io come ho detto al momento non utilizzo derivati, quindi questa cosa non mi tocca particolarmente, però ve lo dico. Lati positivi invece, beh, partiamo ovviamente dalle commissioni. Se non avessi avuto DeGiro per me sarebbe stato praticamente impossibile operare con un broker classico. Infatti, tolti tutti i vari broker senza commissioni, che però hanno molti altri difetti, poi ne parleremo più avanti, DeGiro è secondo me l'unica opzione al momento in Italia per i piccoli investitori. Pagare un euro, quindi 50 centesimi e 50 centesimi sull'azionario americano, a differenza di 5, 7, 10 euro che offrono altri broker, è veramente un passo avanti. Se infatti piazzate un ordine di 150 euro e 10 euro li dovete dare in commissione, capite bene che non ha senso quell'operazione. Inoltre, anche sotto l'aspetto degli ETF, è molto conveniente, molto più di altri broker, e quindi può essere particolarmente indicato per un piano di accumulo, soprattutto se riuscite a sfruttare l'elenco di ETF senza commissioni. In quel caso, infatti, il piano di accumulo costerà zero. Altra cosa estremamente positiva, il report fiscale. Se vi appoggiate a banche, sì, faranno la dichiarazione dei redditi al posto vostro, ma vi chiederanno 5, 10, chi addirittura 20 euro ad eseguito. Quindi, in altre parole, state risparmiando sul commercialista, ma state pagando la banca, quindi è uguale. DeGiro, invece, sotto l'aspetto fiscale, è estremamente efficiente. Inoltre, c'è anche da dire che il regime dichiarativo, è così che si chiama quello dove dichiarate voi le tasse, è ottimo perché vi consente di sfruttare i guadagni che avete avuto fino all'ultimo, quindi fino a quando non dovrete poi andare effettivamente a dichiararli. Quindi, in conclusione, consiglio totalmente DeGiro a chi vuole fare delle operazioni su ETF o azioni con un orizzonte di medio-lungo termine. Inoltre, come ho detto prima, è particolarmente adatto a chi ha pochi capitali, proprio per le commissioni ridotte, ma anche se avete capitali importanti, beh, non vedo perché andare a pagare eccessivamente sulle commissioni. Quindi, secondo me, sotto questo aspetto è adatto a tutti. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate e se l'avete provato, appunto, ditemi qui sotto la vostra. E voi che broker usate e come mai appunto vi trovate bene con il vostro broker, oppure ditemi se lo volete cambiare e come mai lo volete cambiare. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel mi piace qua sotto per farmelo sapere e anche di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto e alla prossima! I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done.